Qua buongiorno amiche mie, buon lunedì. Oggi vi faccio vedere come si fanno i coniglietti di pane da poter mettere sulle tavole a Pasqua. L'anno scorso vi ho fatto vedere come si fanno gli uccellini di pan brioche, però oggi voglio farvi vedere proprio come si fanno questi coniglietti con il pane. Quindi ci occorrono 500 g di farina di semola, 15 g di sale, 35 ml d'olio, 300 ml d'acqua e 10 g di lievito di birra. Quindi andiamo a mettere l'acqua e il lievito nell'acqua, lo facciamo sciogliere. Faccio vedere tante cose buone, amiche mie, da poter preparare. Io per adesso sto lavorando solo il venerdì, sabato e la domenica a pranzo nel ristorante. Gli altri giorni, adesso, per adesso, stiamo liberi. Poi, quando inizieremo la stagione, si lavorerà tutti i giorni, tutti i giorni. E allora, una volta sciolto il lievito, così mettiamo la farina. Faccio così, intanto, se no mi sporco tutte le mani. Poi dopo impastiamo. L'olio, vedete? Mo', una volta che si è assorbita tutta l'acqua, impastiamo con le mani. Ok? Impastate bene con le mani così. Se ne volete fare di più, mettete 1 chilo di farina, di semola e raddoppiate tutte le dosi. Adesso vado a mettere il sale. Questo adesso, una volta che lo impastiamo per bene, la lasciamo lievitare per 3 ore. Questa la dovete impastare. Adesso me la vado a mettere sul un po' di farina sotto, piano lavoro, così, e la andiamo a impastare per bene. Ecco, vado a togliere un po' di. Ecco fatto, impastiamo. Se la sentite un po' appiccicosa, mettete un altro po' di farina. Poca, giusto una spolveratina. Ecco,
Vedete che bella figura fate, a Pasqua. Ecco qua, no? Fate una bella palla così. Mettiamo un po' di farina sotto nel contenitore. Pellicola. E la lasciamo lievitare per 3 ore. Così, no? L'appoggiate sopra il tavolo e la lasciate. Ok? Andate a fare la spesa, facete le servizie, fate quello che volete, ma deve rimanere 3 ore. Eccola qua. Vedete l'impasto? Ci vediamo dopo. Qua, amichione bella, guardate. Che bella lievitazione. 2 ore, eh? Adesso facciamo i coniglietti. Quindi ora andiamo a togliere l'impasto. Formiamo un bel filoncino e tagliamo, prendiamo una bilancia e li facciamo di 100 grammi. Questo è molto, eh? Devono essere più o meno tutti da 100, eh? Mettiamo un po' di farina sotto, vediamo. Dopo averli pesati tutti 100, 100 grammi, formiamo un filoncino. Vedete? Arrotoliamo. Ora facciamo una pallina, mettiamo un po' d'acqua e l'attacchiamo qua. Questa adesso, aspetta che mi sono dimenticato di prendere la forbice, dico una cosa, eccola qua, tagliamo così, eh? Ok, mettiamo. Eccola qua. Poi la prendiamo e la mettiamo dentro a una placca. Così, vedete? Poi ve le faccio vedere. Queste devono rimanere un'ora, un'altra ora. Adesso prendiamo una e due che ci servono per fare. Quindi arrotolate così. Ecco qua. Ok? Facciamo un po' di farina, sì. Facciamo una pallina. Mettiamo l'acqua. E l'appoggiamo. Con la forbice facciamo tagliamo.
E attacchiamo. Questi sono bellissimi, questi coniglietti. Così. Ecco, qua facciamo la testa e la codina. Quindi avete visto? Quanto è facile avere un po' di fantasia nella cucina. Quindi arrotoliamo. Vedete? Così. Ecco qua. Adesso un'altra pallina. Mettiamo un po' d'acqua. Attacchiamo quindi qua facciamo adesso la testa del coniglietto e vado a mettere subito nella, perché sennò dovete metterla su, appoggiare subito qua. Schiacciamo un poco, mettiamo un po' d'acqua qua, con la forbice e l'attacchiamo qua, vedete? E quindi continuiamo. Sì. Che carini, c'è su bolle. Poi se volete vedere la ricetta che ho fatto l'anno scorso degli uccellini, sta già sulla mia pagina Facebook o su YouTube, andate a vederli, perché c'è pure la ricetta. Quindi arrotoliamo, questi sono coniglietti belgiazzi, ok? Pallina, facciamo la coda. Così, mettiamo un po' d'acqua. Andiamo a mettere qua. Ok? Così. Andiamo a mettere sulla placca qua. Così almeno non li guastiamo. Allora, facciamo con il ditino, vedete? Così. Schiacciamo un poco, tagliamo così si fa le orecchie, l'acqua e la mettiamo. Così e così via, amiche mie. Guardate che carino. Adesso prendiamo il pepe nero e lo mettiamo, facciamo l'occhio, così, vedete? Granelli di pepe. Lo mettiamo qua. Ecco, vedete, questi adesso li lasciamo un'oretta e poi li mettiamo nel forno. Forno a 180 gradi, per 30 minuti. Ci vediamo dopo. Sono già gonfiati questi. Eccoli qua finiti, i miei coniglietti, guardate qua. Morbidi. Quindi la ricetta la trovate sul mio canale YouTube, La cucina di Francuzza, guarda c'è su belle, no?
buona Pasqua a tutte.